Deus meus, perditus. Elefantus. Tu non capisco. Non capisco. Mi chiamo Distobal. Vengo da Cartago. Da 2000 anni cerco il mio elefante Hamilcar. Potete aiutarmi? Grazie mille. Seit 2000 Jahren sucht es einen Elefanten. Elefantus non, non vide. Sì. Allora, è un grande piacere per me di salutarvi così numerosi e vado un po' indietro nel tempo. Adesso viviamo più di 50 anni nelle 100 valli. Io, come sapete, non sono un vero ticinese, ma sono nato ad Ascona. Ma da quando viviamo nelle 100 valli, queste storie della valle mi sono affascinati. Veramente ci sono delle storie dei contrabbandieri, dei spazzacamini, eccetera. Boh. Allora mi sono sempre sognato di creare un pezzo su quei temi lì, nelle 100 valli. Poi è venuta l'idea di fare tutto praticamente sul trenino o accanto al trenino, alle stazioni, e abbiamo potuto l'anno scorso realizzare questo sogno mio. E naturalmente grazie alla FART, all'aiuto enorme della FART, è stato possibile. E siccome era un successo tale l'anno scorso, come quasi non se lo sperava, e per questo lo rifacciamo quest'anno. E, come dire, raccontare la storia è troppo difficile. Tra l'altro la potete leggere un po' nel... Sì, ci abbiamo qui il file, sì. Però il fatto di poter lavorare prima di tutto con un regista conosciuto e che ha una grandissima esperienza con lavori di teatrali all'aperto, ho appena visto, cioè abbiamo appena visto anche mia figlia Masha e a Andermatt ha creato un pezzo con più di 50 attori sul tema il Ponte del Diavolo, un tema affascinante, e lui... Ma come mettere in scena una storia? E Dimitri mi ha telefonato una bella giornata se voglio fare quello. Io ero molto contento di provare a creare, di mettere in scena questa storia, questo sogno. E la prima difficoltà era, ma come si trovano gli attori? Perché una idea era di fare con attori amatoriali. E questa idea mi è piaciuta molto, perché così la storia diventa anche la storia della gente di qui. Questo spettacolo diventa anche la storia di questa gente che abita qui, che conosce la valle già da tanto. E quasi tutti hanno, per esempio, un nonno così che era anche un contrabbandiere o qualcuno che è andato a America. Allora sono proprio le storie della gente di qui.